sai cosa, te lo dico. T-R-A. Sei una p***a. Sveglia! Bentornati a tutti voi, io sono Tony e Penzo e benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare la quinta e la sesta puntata di Ex on the Beach Italia 4. Ma non siamo da soli, perché Matteo? Perché ci sono due grandissimi ospiti, uno dei due grandissimissimo. Enorme, no? Facciamoli entrare, Matteo e Leonora, applausi finiti! Buonasera nostra signorina Eleonora. Messo dietro perché non ci stavo sentendo. Allora, Eleonora Garrioli e Matteo Cavalieri. Perché so che la gente va a cercarvi poi sui social. Perché con Eleonora c'è un motivo di cultura, no? Perché cercano perché. Hai fatto il mio cognome. Attenzione, è successo. È scoppiato il mio social. E Matteo, okay. Matteo è il king. Matteo è the king. Un king, the queen. Queen. The king. Ah, la reina. La reina è in spagnolo differente la pronuncia, claro che sì. Sasha Tomatelli è tornato, il nostro Matteo Diamante, sempre host. Sempre, noi lo facciamo? Perdonami. Lasciate 10.000 likes, ragazzi, per supportare questo video, per portare altri personaggi. Sì, a testa, 10.000 likes a testa, se riuscite, cliccate fortissimo, portiamo tutto il cast qui. Cosa vi aspettate da questa puntata, da queste due puntate, dalla quinta alla sesta? Perché voi due siete due personaggi un po' particolari. Tira e molla di qua e di là, prima okay. Insieme, poi sono no. Sono ancora arrabbiata io. Sì, vabbè, ho fatto il king. Io ho fatto la reina, ho fatto il mio, eh. Però se vi sentite male abbiamo un dottore. Sì, sì, io sono pronto, ho appena finito di fare le visite, come vedete. Ginecologica, sempre c'è. E allora Sasha Donatelli, iniziamo con la quinta puntata di Ex on the Beach 4. Oh, è vero. Manco il programma, sai. Neanche a Cambridge, neanche a Oxford. Perché siamo qua? Attenzione. Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali. Suoni espliciti! Ex on the Beach Italia. L'ho riconosciuto. Scoperto l'enigma, ragazzi. Che dico? Confermo. Conferma. Nuovissima stagione. Ah, com'è stato con Valentina? Bello, una bella esperienza. Non pensavo, però vabbè, non è mai la stessa cosa come... Potevate come... come un uomo. Ho altre preferenze, insomma, okay. Però... Un'isola magica nella regione di Boca Chica, proprio di fronte a Cartagena. Volevo solo ricordare a tutti che si dice Cartagena. Invece perché si dice, dicono Cartazena, Cartamena, Cartapena, Cartapesta. Per incontrarsi, conoscersi e coronare i loro sogni d'amore. Comunque per dire, dica. Il primo bacio a Camilla l'ho dato io. Ma i sogni a volte possono trasformari in incubi. Perché arrivano gli ex. Non sto capendo, ragazzi. E anch'io ho capito. Amore. Vai, no, vado! No. Secondo allora, me era un esercizio no. Di ABS. Dove me ne vai? Passione. Quel litigio c'è dell'astio. C'è dell'astio. Ma... Io c'ero, ho rischiato anche no. La vita. Chi sarà il prossimo? Stronzo! Avete un fosso di voglio buttarmi. No. Vediamo Ignazio e Cecilia come saranno vestiti oggi. Bentornati a Ex on the Beach Italia. Ignazio oggi è un reggiseno. Ignazio lingerie. Eh sì, mia cara Ceci, è successo qualcosa di veramente incredibile. Una classica notte in pieno stile Ex on the Beach. Io sono ancora scompolta. È scompolta lei, scompolta. È molto scompolta. Perché adesso c'è l'Argentina, quindi lei c'ha nel sangue, claro che sia. Fermatelo, chiamate un assistente. Un'ambulanza, ma io già sono medico. Chiamate un'ambulanza, ma io sono già medico. Perché un dottore non può stare male. La scorsa puntata di Ex on the Beach è stata veramente incredibile. Sta zitto. Vediamo. Avete un fosso di voglio buttarmi. L'amorosa andata in ciosa di Eleonora e Valentina. Beh, anche questa è una bella scena. Questa è bella. E Pistacchione ha finalmente coronato il suo sogno d'amore, rompendo definitivamente il voto di castità di Camilla. Ex on the Beach continua. Facete la bravi. Allora... Una nuova alba sorge sulla Colombia. Inizia un'altra giornata. Cosa succederà? Sempre lo schifo in giro. Andiamo, topi in giro come al solito. Qua era pulito. Guarda questo qua, dove cazzo dorme? Antonio è riuscito ad entrare nel cuore di Camilla. E non solo nel cuore. Per festeggiare questo momento, Ex on the Beach ha deciso di svegliarlo con qualcosa di... a lui molto caro. No! Il pistacchione è se medesimo. È amore! Non ha mai guardato così Camilla comunque. Camilla!
anche lei si sguscerà di nuovo. Ma che ce n'è, raga? Quando MTV arriva la frutta. Un'immagine schifosissima, tra l'altro. Un'immagine terribile. Capita, lasciata così da sola. Ma lo accompagni alla porta solo se hai già incontrato incredibilmente un amore più grande. Che non mi corrisponde. Nulla e nessuno potrà distruggere questo amore. La spada nella roccia è stata estratta. E la spada nella doccia è stata messa. È stata poi interrotta per un pezzo, purtroppo, cazzo. Andiamo in fondo. Ti cazzo andiamo sulle cose, intanto là in fondo. No, ragazzi, il guardore della situazione. A chi è il voto? Comunque, complimenti a Camilla perché si è veramente messa in gioco. Brava Eleonora Garrioli! Brava! Ma ora spostiamoci nella ciossa dell'amor. Perché ci abbiamo Eleonora che si sta facendo la doccia dopo la notte intensa d'amore con Valentina. Il tema della notte è stato Niagara Falls, come vediamo. Giusto? Diciamo che Eleonora... Comunque... No, se vogliamo dirla tutta il Niagara Falls della prima sera... Dobbiamo dirla! Dottoressa, dottoressa. Il tortellino! Salutiamo mamma e papà di Eleonora, genitori. Poi vi segno la tecnica. No! Secondo me ci vuole anche una certa predisposizione. No, non è che tutti. Vai, ma non litighiamo, no, no. Dai, chiamiamo la mia ragazza, vediamo se. Per me è stata la prima volta. E anche l'ultima. Penso che essere liberi è proprio questo. Si liberi di fare quello. Congiuntivi. Che... Basta. No, congiuntivi. Quindi adesso possiamo dirlo. Facciamo più il c***o o più la c***o. Risposta, diciamo che... risposta in diretta della dottoressa. No, la ragazza del francese. La preferenza è una. Preferisco il tortellino. Perfetto. Vai! È ripieno, quindi dentro c'è comunque una consistenza. Sto abbastanza... per vomitare, grazie. Sì. Torniamo a Manuel. Tranne per Manuel, colpito improvvisamente da un rarissimo caso di hangover a scoppio ritardato. Manny, adesso non l'hanno detto, sono 4 giorni con la tonsillite, morto a letto. Povero Manny. No. Già quella di problemi psichici, memori di suo, no? Ma non c'è tempo di rilassarsi ad Ex on the Beach e a ricordarcelo come sempre, arriva il suono del tablet del terrore. Vediamo il tablet del terrore cosa dice. Alessandra, Camilla e Jasmine, andate in spiaggia e in arrivo un nuovo ex. Attenzione! Continuano gli ex, questa volta di giorno. Si può fare, non ci vado, si può fare, non ci vado. Amo, cosa pensi succede? Amo, lui sta l'amore più grande della mia vita. Arriverà l'ex di Camilla, panico, molto probabilmente. Potrebbe arrivare l'ex quello che ha cambiato la vita. Ogni volta che c'è un ex deve buttarla così. Prima o poi arriva, eh. Vedi, non vuoi farti stare male. Ma io non sto male, tranquilla. E la sera prima? Questo cambia la situazione. Se lei ha lo schiaffone educativo. Blondi è il tuo, Blondi è il tuo, Fra. Non lo so, Camilla, eh. I ragazzi vanno in spiaggia, vediamo. La tensione in Colombia non è mai stata così alta. No. Sasha? Sasha? Bravo, grande. Arriva già dritto, ragazze. Arriva già dritto, dice. Ma come? Arriva dottore. Dritto. Raga, mi sto sentendo male. È un uomo. È un uomo? È un uomo! Ah, ok. È un uomo. Raga, è Lorenzo, lo sapevo io. C***o! No! Ragazzi! L'ex suo, quello brutto. Quello no, quello no. Quello che praticamente no. Quello che le ha causato la ballerina. Scopriamolo. No. Io mi dissocio, sono sempre cinematografico. Sono Lorenzo. Ma lui ha fatto paso adelante. Questo è un movimento alla Miguel Bosé, Ricky Martin. È amico di Clady lui. 22 anni, vengo da Firenze e sono l'ex di Camilla. Però lui è carino, è l'unico con cui non sono riuscito. Attenzione, zitto! Dichiarazione importante. Non va bene, neanche i piedi ha leccato. Strano. Sono un ballerino di salsa e di bachata. Ballo anche reggaeton e hip hop. No, pensi che sei entrato da amici. Tipo. Come lui sì, secondo me ha sbagliato programma, però è come Camilla, good vibes. Sì, no, mi sente, stavo sacchino. Invece l'hai preso nel stoppone, no! Mi stacchio nel c***o! Delle cose molto si è sgusciato! Camilla l'ho conosciuta, è stato un colpo di fulmine. È una persona determinata, sempre piena di energie, di sorriso. Che bello. Che belli loro, però. Subito
mi sono innamorato di lei. Mi dà una sensazione positiva, no? Allora, io mi aspettavo un gran bravo ragazzo. Diciamo che la parte principale per la quale la nostra relazione si è distrutta sono stati i tradimenti. Ah, così? Ah, ma suoni. Io so che lei l'ha tradito perché lui qualcosa mi ha raccontato. Per me è stata una coltellata forte. Scoppio un attimo, tra no, logici e ecologici, non riesco a capire. Cioè, lei sta soffrendo, diventa casta, ma era lei che l'ha tradito. C'è qualcosa che non torna nei miei criceti. Proprio perché cioè, lei ha fatto uno sbaglio. C'è un collegamento che manca. Cioè, non c'è logicità. Dottore, ne parleremo nel prossimo meeting. Ex on the beach potrà essere un momento di merda per la mia vita. È il filo rosso è quello che un po' mi ha riportato qua. Ma da dove è uscito bella, questo filo? Non lo so. Di Lorenzo. Guardate ora che succede. Sta succedendo? Chi legge? Attenzione, il tablet suona. Mi sa faccia impanicata di lui. No, guardate adesso lui che fa. Adesso esce con Eleonora, ragazzi. Hai la possibilità di vivere un appuntamento molto movimentato. Puoi scegliere con chi farlo. Camilla, Alessandro, Jasmine. Tutti e tre la fanno uscire con la sua ex. No, beh, Camilla. Base, direi così. Che bravo, complimenti. Panico totale. Anche perché lui non sa niente. Ma io dov'ero? È stato un piacere, ma noi ci vediamo. Ci vediamo nella casa dopo. Ok. Ora limola. Antonino, Antonino. Jasmine ha rosicato. Non so Jasmine voleva fare l'esterna. Non succede, ma se succede, è successo. Grande verità, non succede, succede, ma se succede, succede è successo. Ed è successo. Camilla racconterà a Lorenzo tutto quello che è accaduto. Non lo so perché nella mia mente è malata. Vai, forse. Prevedo un ballo, una salsa, un avvicinamento di movimenti essendo ballerini. Potrebbe essere qualcosa di un po' più... Dove si tirano i coltelli? Prevede il futuro. Claro che sì, lo siento in spagnolo. Basta! Ti sei ambientata bene? Mi sono ambientata bene e ho trovato... cioè, tante amiche e soprattutto... Ho trovato un amore grosso lui, così. Già, ha capito qualcosa. Una persona davvero speciale che ho conosciuto all'interno della villa. Eccolo! È la verità. Non posso... Lorenzo dice, vabbè, ci sono abituato. Cioè, no, vabbè, sono abbastanza abituato a vederti con altri ragazzi. Non è bello dire così. Però lei è stata onesta, gliel'ha detto subito. Sicuramente non era assolutamente mia intenzione. Cioè, che accadesse qualcosa qua. Insomma, vabbè. So, vabbè, la presentazione non vedo l'ora. Ma raga, ma 2 anni sono tanti. Cazzo. Ma voi reggete 2 anni. Ehi. Piange? Momento di silenzio. Brutto così, eh? Me lo dai un abbraccio. Oh, raga. È un tenerone, raga. Lui è un cucciolo. Non sembra che non sia il cuore di Mr. E viva i cucciolotti! No, vai, sono più di Marocco. Dove scopre? No. Ah, il mio cuore inizia a sciogliersi. È proprio vero che l'amore fa lunghi giri, torna, se ne va e non ha mai una direzione precisa. Ma infatti ancora Andrea e Vale. Io questa non la sapevo. Ma non sei tu però. No. Quindi c'è chi ci riprova, c'è chi aspetta. No! Se non stava ingerendo dei pistacchi. Guarda, Sasha lo ha predetto. Sta per arrivare il ballo romantico, il ballo magico. Sono sicurissimo di quello che ho costruito sti giorni. È proprio vero che l'amore fa soffrire. Fa divertire. Metti indietro, lei metti è stanca, metti indietro. Non mi sembra così. Ragazzi, no. Sta provando dolore. C'è chi scopa e c'è chi balla, eh. Oh, Vale, comunque, hai capito. Alla sera sforbiciata, alla mattina. Ma attenzione, perché sotto una pagoda. Qua, capra, goda. Attenzione! Raga, ragazzi, c'è balla insieme. Ragazzi, è una baciata senso, quella lì con un buco. Vuoi mio bene? No, io mi dissocio, mi piace sempre il triangolo. No, fai come Eleonora che ha provato, esperienza. No, io questa eteromania, chiedo scusa. Eteromania. Chiedo scusa. C'è un problema psicologico, no? C'è un ospite. Sono in cura da altri colleghi. Oh! Dirty dancing, dirty dancing! No, non lo sapevo! Brividi, guarda! Raga, ma ha limonato! Non l'abbiamo mai saputo di questo, eh! Lasciamo per un secondo Camilla e Lorenzo e torniamo in villa. Perché Valentina, dopo essersi riavvicinata con Andrea, cambia ancora idea, mandando Dominator in totale confusione. Ma che la Vale c'ha qualcosa? Dai, è incinta, sì. Gli è piaciuto troppo con Ele. La differenza tra Matteo e Andrea è che Matteo fa quello che sente di fare, non fa le cose calcolate. Un applauso, Matteo! Bravo, Matteo!
Lui si vede che calcola tutto, si vede tutto, tutto sta calcolando. Invece il signor King vive, vive di impeto, vive la cazzo di cane. Vive col cazzo in mano. No, è vero, però devo dire che avendocelo qua vicino, vero, avevi, esatto, avevi una pompa, diciamo, sostante che pompa, costantemente... Basta, basta, no, scusami. No, no. Ci sarebbe una signorina, ragazzi. Mi dispiace. E da quando sei entrato te... è ulteriormente cambiata. Brava persona Pistacchio, devo dire. L'abbiamo conosciuta. Tu ci hai litigato, no? Si era distrutto. Lo so, Valentina, ti capisco. Siamo tutti destabilizzati. Gianmarco che mi tagliava i capelli. Un applauso, Gianmarco. Cioè, dopo che tu gli... tagliare i capelli. Scusami, che onore qui. Cioè, potete dirlo? Dimmelo, dimmelo. Vado a parlare con Antonio, ok? Certo. Va bene. Certo. Eva D'Antonio ora. Mi sembra rispettoso lui, Molto. Mo' bisogna capire un po' di cose, vabbè. Ma io non metto pressione, nel senso. Vediamo, c'è il confronto, Sa bene il giorno di diluvio. Come stai? Il diluvio anche nel cuore, raga, E sono abbassata con lui. Sono sincera. Oh, brava, se ne cose onesta. La verità paga sempre. Non è che poi dopo penso che se esci e ti trovi bene adesso e poi ricominci a qualcosa con lui, te manna come là, insomma. Non ho capito nulla. No, no, ma ci credo. Ci credo pure io. Ci credevo pure noi, Capitamo. Mi vi un civile, almeno ce lo ricordo di sta ragazza che mi asciugava. No, dammela! Da dove l'ha tirata fuori? Al cuor non si comanda. Sì, sì. Va via Pistacchio, un po' deluso. Ora conoscerà l'ex, immagino. Ma che marcio, cazzo. Si è scaricata la macchinetta. Si è vendicato. No, no. Sei il benvenuto qua. Grazie. E come ti sei posto e per il ragazzo che vedo che sei. C'è maturità, si prende. Mamma. Come mette Gianmarco? E gli ha dato uno schiaffone. Ti immagini qua vicino poi... qua fortissimo. Scusami, lui guarda il mare. Guarda il mare, una scena. Lo possiamo tagliare? Oh, mettiamolo, perché no, alla stazione di Firenze. I'm ready to love you. Pistacchione del... Che situazione, ragazzi, è un po' domani. Cazzo, ragazzi. Ragazzi, c'è una situazione bruttissima, un gelo. Cala la notte su Ex on the Beach. La notte di sesso. Mi dispiace. Allora! Si ricorda della notte? Ricordiamo che di notte le cose cambiano nella casa, perché il giorno è una cosa, la notte è un'altra. È sempre stato così. Dottor Jackie, Mr. Lee. Lorenzo si accorge della vicinanza tra Camilla e Pistacchione e si ritira nei suoi appartamenti. E Andrea, anche lui rimasto solo. Guarda dove dorme ora! A pranzo d'Andrea! Il divanetto non ti piaceva, il divanetto normale? Questa è la sciolta d'amore. Questa è la sciolta d'amore! Ha lanciato proprio il cuscino di tieni cane, E per Camilla sembra essere la notte più complicata della sua vita. In una stanza un nuovo amore appena sbocciato. Nell'altra, il suo ex storico. Pistacchio o Lorenzo? Ma no, non può dare un bacio a Pistacchio e poi andare a baciare Lorenzo, dai. Io non sto facendo giochetti. Quindi cosa fa Camilla? Bacia tutti. Bacia anche Manny. Oh, grazie, ragazzi. Ricapitoliamo. Andrea nel suo letto, più o meno. Pistacchione nel suo letto. E Camilla nel suo no. Oh, Camilla, quello è il letto di Lorenzo. Non dite che fanno s***o perché io vado via. Vediamo, raga. Ed è giorno! Ed è giorno! Il vento è cambiato di nuovo. Che tempo di merda. Sai come avrà dormito bene su questo tavolo? E c'è anche da sistemare Manuel, che non si alza più dal letto. Manuel è 24 ore sdraiato. Manuel! Alzati! Mi ha spaccato le orecchie. Cosa? È risorto! Manuel! Io ero con Chiara quella sera, infatti si vedeva. Vabbè, ma non è successo niente. Cosa quella sera? Fuori di qua ti farei... elenco lungo da qui... No, no! Attenzione! Mi è alzato! Tira fuori il c***o! Cazzo di fuori! È il momento di far sprofondare uno dei nostri protagonisti direttamente all'inferno. Tabli del terrore! Ha eliminato qualcuno? È in arrivo una cosa mai successa prima a Ex on the Beach Italia. Ma di nuovo! Un'eliminazione immediata. Quindi vai col tablet. Chiara, saluta i tuoi compagni e lascia la villa di Ex on the Beach. Ops. Chi? Chiara! Ops. È appena entrata. Mannaggia, è appena entrata. È stata utile come una ciambella senza il buco. Non ho avuto neanche tempo di fare colazione con l'acqua. Cioè, neanche Daniele Tosso in Ex on the Beach 2 è stato così inutile. Posso dire? No, povero. Ma perché? È entrata Chiara? Si è salvata e se no il King la spaccava. No! Tra l'altro, lei... Cosa fa?
piange. Un uomo distrutto. Sbalzi d'umore clamorosi. Alti e bassi, cioè come se non ci fosse un domani. Sta cercando un altro fosso. E c'è chi si sta per disperare perché è in procinto di accoglierne una nuova. Buona ragazzi, trash. Manuel, Lorenzo e Andrea andate in spiaggia. È in arrivo un nuovo ex. Arriva la persona più pazza, penso, da Madonna, veramente. Tre uccelli. Vediamo, tre uccelli, sempre. Però se fosse la mia non sarei dispiaciuto, dai. Ma perché, dai, si creerebbe un po' la... A parte che... Niente, lui non finisce le frasi, eh. Lui lo sta studiando? Sta ancora male, tra l'altro. Beve, sono le 10:30 del mattino. Aiuto, attenzione! Martina, che cazzo fa Martina? È di Pescara Martina. Martina qui. È entrata Martina. Io voglio ballare, divertirmi, e chi si diverte con me, ok, se no ciao, cioè stati a cuccia. Già dei cani. Sai quando dicono ti sale il sangue al cervello? Ok, quella sono io. Ricordiamo che lei è molto amica di Vanessa Sedita della prima edizione. Dottore, si ricorda? Dopo 6 mesi di frequentazione, praticamente Manuel conosce mia mamma e dopodiché... Te ne scop... No! Poteva essere qualcosa di... Scompare. Sipario nero. Cioè, lo porta a casa, gli presenta i genitori, lui... mamma, e lui se ne va a scappare. Un applauso a Manny. È la mami. No, la mami è quella che hai lasciato a casa. Esatto. Sì. Allora? Prego, siediti, eh. Grazie. Ah, subito? Subito così a razzo? No. Ah, Lorenzo. Voglia di riscatto, dai. No, voglia di scappare, secondo me. All'inizio volevo provarci con una sua amica, sono sincero. Come esordire? Ma che inizio brutto. Poi si è infiltrata lei e ho detto, ciao tesoro, tu sei, io sono il Manny. Comunque è normale che ci siamo allontanati, ma perché... Io ho conosciuto sua madre. Stanati, aspetta, te sei sparito. Attenzione, non controbatte. Non c'è. Beh. Io ho una passione particolare. Cioè? Io amo il boss. E dormo sul tavolo. E i biberon? Ma che... No, amore mio, io mi piace quello che sia essere uomo. Prego, italiano com'è? Potresti scegliere solo un ragazzo, Andrea o Lorenzo? No, vado con Lorenzo, va, che te... Vediamo Lorenzo come si comporta. Andiamo quindi a vedere cosa succede. A Martina e Lorenzo aspetta un date all'insegna della degustazione. Cos'è, già scavalli questo? Sì, ragazzi. Salute. E me lo bevo tolo. Ci avviciniamo al come etilico, attenzione. Ciao. Loro verranno, la prossima sfida è guidare fino alla villa. Sì, diventa ciao Darwin a un certo punto. Torniamo in villa perché Pistacchione ha scoperto che Camilla ha dormito con Lorenzo. Con 788 metri di casa non c'era spazio, vanno a dormire in un'altra parte, doveva dormire vicino a lui. Ah, gelosone. Raga, manca la valeriana qui. Non era la sua valigia, poi non è era quella la sua di valigia. Antonio. No. Come c***o apri sta m***oso? Qui la stai impazzendo. Se non lo apri, tu schiacci e cade. Non si può accampare passato, è il presente è un'altra cosa. Bravo! Giusto! No, adesso gli spacca ancora la sedia in testa. Ah, no, il ghiaccio. Guarda che sorridono. Pace fatta. Ora si vogliono davvero bene, eh. Bacio amoroso? C'è dell'amore? Ah, parla serpentese, capisci? Comunque, tagliate pistacchio, sempre. Tutto è bene, quel che finisce bene. Di pistacchio perisce, di pistacchio ferisce. Bravo, questa è la detta? Montale. Sempre lui, Montale. Enciclopedia di Martina è in forma smagliante. Mi gira la cabeza. E decide di mostrarci subito come si tratta un ex. Ti hanno il cervello a te. Come? Una maranza di zona. Ingabbiate. Stai facendo vedere. Cazzo, dai, te ne devi andare. Forse Martina, ho capito perché Mendy è scappato. È solo un inizio. Questo è l'ex on the beach che mi ricordavo. Oh, ma ce la fate. Oh, mi state rompendo un po' troppo il okay. Minchia. Oh, sta spaccando tutto. Ma che sono? Oh. Povero uomo, già mi arrivo solo a pisciare. E chiude la rotta? Stasera ridete, ridete. Martina, in maniera assolutamente scomposta, ha dato il via ad una serata veramente fuori di testa. Così ti vogliamo! Questa è Ex on the Beach! Tornate, Leonora! Lengua con lengua. Degenero totale stasera. Vanessa, Vanessa. Ma indietro. Vanessa. Ah, questo me l'ha Roberto. L'hanno montata da... Questo è un bel frame. No, ragazzi, vengo...
Ragazzi, fatta male. È perso il controllo. Da Margo riesce neanche a sollevare se stesso. Figurati se solleva gli altri. La tranquillità sembra essere tornata in villa. Sono tutti a letto e noi possiamo goderci un passo a due assolutamente d'eccezione. Paso delante? E adesso lasciamo Camilla e Pistacchione godersi il loro nuovo amore giovane appena sbocciato. Ah, da dietro! No, è di fronte l'ha messo. Mentre Lorenzo, solitario e sconfitto, prepara le valigie. Lorenzo se ne va? In questa puntata abbiamo visto di tutto. Ma credetemi quando vi dico che nella prossima il vento cambierà ancora. E saprà di merda. Sei veramente uno sto... Ragazzi, è Tyson, sto menando. Chi è lui? Chi era quello lì? Ma secondo te, Ceciu, cosa succederà al risveglio? Non lo so, ma infatti vado subito a vedermi la prossima puntata per scoprirlo e se fossi in voi farei la stessa cosa. Noi lo vedremo subito perché abbiamo anche la sesta puntata. Sì! Yeah! Ma prima di continuare voglio ricordarvi che tutte le puntate di Ex on the Beach Italia 4 le trovate su Paramount Plus, una montagna di intrattenimento. Ah, e per gli abbonati Sky Cinema Paramount Plus senza costi aggiuntivi. Inoltre seguite Paramount Plus Italia sui social per scoprire tutte le novità e i titoli disponibili. E adesso andiamo avanti con Ex on the Beach Italia 4. Attenzione, questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. È un altro giorno a Ex on the Beach. Bentornati da una nuovissima e croccantissima puntata di Ex on the Beach Italia. Dove sono? In nelle piantagioni di coco. In un campo, no? Topi e uccelli come al solito. Si inizia con la merda sempre. Non mi ricordo neanche cazzo, cioè. Hai bevuto pochissimo, È difficile stamattina. Sei da cagare. Ha perso la voce anche lei. Questa mattina è tempo di verità. Attenzione, Lorenzo, vestito da Miguel Bosè. Si autoelimina. Comunque la possibilità di vivere qualcosa insieme ce l'abbiamo avuta e non è accaduto niente, quindi... Non ho detto niente! Nulla. Ma stacchiamo anche su altro, giusto per non perdere di vista la situazione generale. Qui no, qui no, qui non c'è nessuno, questa non so chi sia. Cosa c'è Marco? Marco si è buttato nel fosso e è uscito donna? Adesso Manuel e la fluidità. Ciao. Ciao, amo. Ciao. Dai, ma è bravissimo. Sì, un po' di lordosi. Ammazza, dottoressa, ha detto lordosi. Sì, lei è ortopedica, quindi. Adesso piscina. Adesso ciosa. Che cazzo c'è nella ciosa? Sta spostando tutto. Che è successo? Non ci credo. Aspetta. Sono pronta ad abbandonare il programma. Sapevo! Posso dire, bravo. Guarda Matteo lì che lo scruta. Sta dormendo in realtà. Neanche Valentino. Hai occhi chiusi. Occhi chiusi, sicuro. È una roba del destino, raga. Io non so spiegarla, però è così. È stata chiusa 2 anni di castità e pochi giorni prima che ci si rincontrasse... Ha preso il pistacchio, fratellino. Ha preso il pistacchio. Andiamo così. Accanto a me voglio una persona che mi voglia, che non abbia bisogno solo di me, ma che veramente mi sappia arricchire, mi sappia dare qualcosa a me. A parte gli scherzi, grande signore. Alex, bravo. Sicuramente con me la cosa si chiude qua. Mi dispiace. Mi dispiace. Un'ora di discorso. Scende la poesia in quel mi dispiace. Ciao, amore. L'amore. Dobbiamo dire che sono di bici, tutti sanno psicolabili, perché ridi, poi piangi, poi sorridi, poi ti ammazzi, poi oggi sei un modo. La causa è l'alcol. E noi vogliamo stare da lontano. Esatto. Ma purtroppo ad Ex on the Beach non c'è mai il tempo di rilassarsi. Non ci credete? Allora aprite bene le orecchie. Aprite solo le orecchie. Ragazzi, via il cerume, via il cerume. Martina, Eleonora e Jasmine andate in spiaggia, è arrivato un nuovo ex. Vamos. Un altro ex. Aia. Devo fare i complimenti a Laura, questo abito è molto sensuale. La stilista, no? Era sotto acidi. La stilista era ubriaco. Questo speriamo siano fighi. No. Che già ubriaca già marcia. Sì, io e Jasmine stavamo tremando entrambe, perché io ero convinta fosse il mio. Eccolo, No, oddio. Vabbè, arriva l'ansia. No, Jasmine è pronta, esce dall'acqua. Ovvio che è mio. Renato! Lady Jasmine! Esce da Fast and Furious. Scopriamolo, chi è? Come si chiama? Sono Simone Simoni. Simone Simoni! Ragazzi, è... Simone Simoni! Non ci credo! È un inventivo incredibile. I suoi genitori, un premio Oscar, i genitori che hanno chiamato Simone Simoni. Un applauso ai genitori di Simone Simoni.
Sono proprio sfrenato in tutto. Un altro pazzo. Aspettate, Jasmine ce l'ha descritto come il chirichetto. Nella vita ho sempre giocato a pallone. Giocava nel? Nel Wilson FC, vedi? Wilson FC squadra, Il motivo per il quale ci siamo lasciati è il fatto che ha preferito la vita notturna, ha preferito prendere quella grandissima montagna. Un volo, bravissima dottoressa Mia. Uccelli che va. Ciao. Ciao, Simone, piacere. Leonora. Bella preda. Guarda che genere è bastardo! Non vorrei essere nei panni di Jasmine in questo momento. Come si freccia qui, eh? Adoro! E quanto siete stati insieme? Un anno e mezzo, più o meno. Jasmine, secondo me, già sta impazzendo in questo momento. I cazzi tuoi. Sì, cazzo sei, quarto grado. Ti tolto delle cose. Davide, suona cosa è Leonora? Potrai scegliere solo una ragazza, Eleonora o Martina, a te la scelta. E quella Eleonora. Neanche mezzo secondo di situazione. Ciao, amore, ciao tesoro. Ex on the Beach ha organizzato per i nostri due eroi un giro adrenalinico sul dune buggy. Guidi te? Ha provato a guidare lui, ho fatto no, scendi, guido io. Guarda che è impauritissimo, ne sta prendendo le parole addosso. Ma c'è neanche la strada! Cioè, come mai ti sento silenzioso? Sto fregando! Ecco le ultime clip prima della morte di Simone Simoni. Colombia! È andata bene. Insomma, raga, è pallido! Vedo Jasmine leggermente tesa. Dai, stai avendo una reazione normale. È normale, sì, amo. Ti distruggia! Raga. Perché Matteo è la cazzata qua dentro. Questo è l'amore mio, davvero. E tanto l'hai fatto, però. Tanto l'hai fatto, è piaciuto, eh? L'ex mio, mi frega, mo. È mio, mo. Tuo, no, niente è tuo. No, era mio. Ho imparato anche io che non è possesso, più. Possesso, purtroppo, non esiste, amica mia. Ti conosco lui e so che non gli piacciono questo tipo di ragazze. Vediamo, Sentiamo, questa è l'ultima frase famosa, eh? Non gli piacciono queste ragazze. No! Sì! Non gli piacciono le ragazze così. Intanto Jasmine, per calmarsi, ha deciso di pulire e rassettare l'intera villa. Gianmarco prova a imitare Matteo. Gianmarco, ma sì, che sto facendo? Non ci resta che scoprire se resisteranno anche al rientro in villa di Simone ed Eleonora. Ragazzi! Ma non è la mano! Ma lei è felice, sono guarda! Venite a dare il benvenuto! Ma io ho detto che sono una vipera. Posso non commentare? Vieni, ti faccio vedere la casa. Vieni. Manny, perché è Manny? C'ho un cuore non... Com'è? Il cuore non vede, il cuore non duole, ma che ne so. Cosa dice? Il cuore non vede che... Ho parlato, ho cercato di vedere un attimo che tipo di persona è. Beh, lei è la più della casa. Ha la più della casa? Cosa vuoi dire a Jasmine in questo momento? Aiuto! Si chiama apertura mentale, Jasmine. Sto conoscendo e sperimentando. Esatto. Mi pare che tu hai fatto altrettanto. Amiamo le donne che sperimentano, brave! Usciamo da questo imbarazzo, andiamo avanti! Con Jasmine... il rapporto nostro è quello che è. Cioè, magica bula, vite sen cula, bidi bidi bidi. Hey! Ma cosa fate, ragazzi? Cosa succede? Prepariamoci a una serata selvaggia, libera, istintiva. Aiuto, aiuto! Selvaggia. In una parola, animalesca. Oh mio Dio. Ero ubriaco, non mi ricordo. Perfetto, è un brano. The Lion King, sempre. Il re della foresta. No. Il re della... Va bene, Matteo, grazie. Grande cosa. Pure con le piante, non sa più con che cosa picchiare. E la follia galoppa selvaggia. No. Ma questa è Jasmine. Sì. Non è più gelosa. C'è proprio io non è più gelosa. Diciamo, c'è un... La prima non ho capito. È Eleonora. È italiano. Simone che mi sta mangiando. Attenzione. I prossimi due minuti di programma sono totalmente inutili all'avanzamento della trama. Ah, va bene, grazie. Cioè, addirittura i minuti inutili in questa stagione. Parlano con un animale finto. Solo loro lo sentono. I padroni della casa? Ma volete vedere chi so? Noi due. Ma quale voi due? Scuso anche da lì. O siamo tre o non si fa. Allora, i padroni della casa? Io dico i padroni della casa e tu. Siamo noi. Cioè, la rifanno senza di lui. Sì, e insieme. Siamo indubbiamente noi due. Indubbiamente siamo noi. Siamo noi. Vai. Vediamo i geni. Vai. I padroni della casa? Indubbiamente. No. Niente, non è possibile. No. No, non mi piace. No, Manuel, basta. Ricominciamo da dove ci eravamo interrotti. Possiamo ringraziare la voce fuori campo che ci ha detto che questi due minuti sono inutili. Grazie, non è mai successo nella storia. Grazie.
attenzione perché Camilla. Sono entrati sti ragazzetti. Qua Camilla sembra inciaccarito di un c***o. Però non è che io ho detto in modo sbagliato, io ho fatto un'osservazione. Cazzo anche perché comunque carini, dai. Dai, amo queste live. Ieri che l'hai fatto un benissimo, c***o vuoi? Insomma, stessi oggi. Guarda, litigio. No, io non ho caduto. No, sì. Come si può passare? Sta brutto, no? C'è una cosa che io non sopporto, le scenate di gelosia. Perché se io ti do la mia c***a, tu sei, voglio stare con te, io sto con te, punto. Ha tradito Lorenzo. Però vabbè, è passato, è passato. Amo, io sono un artista, sono una rapper, io sto sul palco con 300.000 ballerini che mi strusciano ogni show che faccio. Lui è un c***o di stripper e te mi vuoi fare un pezzo a me, rompermi il c***o a me. Hai ragione. Sì, questo è corretto. Valentina non so dove si trova. Questo. La mettiamo da qualche parte. No, mettila nel vuoto, nel polo nord, al polo nord, al polo nord. Nel nero, nello sfondo nero. Sulla luna. La gelosia serpeggia tra i nostri ormonati single in cerca di terreno fertile. Adesso penso che ci limoniamo tutti quanti e basta, vince questa storia. Ah, ok. Attenzione, Però è romantico con le piante. Qui, era un po' pianta, Un pizzico di giardinaggio. No. Poi inspiegabilmente Gianmarco. No! Non lo sapevo. Cosa? Un pizzico di giardinaggio non lo sapevi. Io vedo solo limoni, andiamo oltre, facciamo cose, Ex on the Beach fare. Bacio alla francese compresa. Grande me. Vi ricordavate che la gelosia stava cercando terreno fertile? Ecco, l'ha trovato in Martina. No! Lascia no, raga! E lì, mi fa la roba del genere, te lo giuro! La sedia! È impazzita! Io cazzo, guarda, te lo giuro! Raga, io avevo paura! Ragazzi, ma che cos'è? Paura. Nascondino? Il ballo? Oh, di puta! Dio! Raga, pensavano quei... Te ho già a te, io a te, io a me! Ok, ciao, occhio! Sono al tavolo! Che cazzo? Non mi fate ma male! Ci mangiamo! Martina e... Lì c'è un neurone che lo sta usando per correre. Io sono tuttologo. Il nientalista lo chiameremo. Nientalista. E te stasera mi vuoi parlare? Te stasera mi vuoi parlare? Sono già ti colpo il p***o veramente, guarda. No! Te sei baciata Manny, te. Io l'avrei mai fatto nei tuoi confronti. Perché... Vabbè, ma non siete amiche. In questo momento si sta... Ma cosa sta succedendo? Vanessa, cosa fai? Te sei, lo sai cosa, te lo dico. T.R. Ah, sei una c***a. Ma cavolo! L'hai seguito, Sono io penso. Anche secondo me. Secondo me no. Commenta. Guarda come gode, guarda come gode. Contenta Vanessa. Devo c***a, te lo giuro. Devo c***a. Nervoso. A quanto pare abbiamo scoperto che il nervosismo ha delle proprietà lassative. Anche a volte praticamente... Ha cagato? Come dice il detto, la prima reina non si scorda mai. Reina ce n'è una. Ma ricorda che la reina è in base al tic. Quello volevi il tortellino bolognese! Con la Vale, con la Jasmine... Però alla fine torni sempre da me, l'avevo detto. Però quello che c'è con Matteo è diverso. L'hai detto, eh? Rimano anche gli alberi, ma quello con Matteo è diverso. Eleonora vuole Matteo. Jasmine e il suo ex Simone si desiderano come una volta. Vedi, alla fine tutto torna. Vedi. Bravo, a noi che non scopo. Qua dentro. Gian Maria. Tra Antonio e Camilla la situazione è molto tesa. E le cose purtroppo non stanno per migliorare. Sta andando via. Oh, ti devi sta ferma, levati. Cosa fa? Voglio andarsene, questo non la sapevo. Ma non mi va di parlare. Non c'ho voglia. No, non posso. Oh, è risolta così, no? Non è risolta così. Cioè, io l'ho stato un ex per te, Ma io voglio stare da solo, cioè, non voglio venire con te stasera. Ma Camilla sta rimanendo male. E io ho detto qualcosa, non mi pare. Perché ho capito il momento, però devo capire troppi momenti, devo capire. Situazione brutta, cosa accadrà? Sei veramente uno sto... Reazione, aia! Così ha fatto. Uscite tutti dalla mia c***a adesso! Uscite adesso! Ragazzi! Senta!
tappet in questo momento. Posso dire, secondo me c'è un'eliminazione. È il tappet della morte, questo, ragazzi. Non perdetevi il prossimo episodio per vedere cosa succederà tra Camilla e il nostro pistacchione. E noi lo vedremo sempre qui giovedì qui, prossimo. Per la felicità di voi. Buona Natalizia, l'ultima puntata prima di Natale. No, ci sono due. E finisce qui questa quinta e sesta puntata con gli ospiti d'eccezione, Eleonora Garioli e Matteo Cavalieri. Un applauso. Grazie, ragazzi. Grazie a voi. Buon Matteo Diamante, Sasha Donatelli, seguite ovunque, mi raccomando. Grazie. Vogliamo chiudere con una frase? Vai, quale? Chi cambia canale è incazzato come Camilla. Esatto, chi cambia canale è incazzato come Camilla. Bravi! Un bacione agli ospiti a tutti voi. Ciao, ciao belli. Preoccupati.